No, un Teramo che si era giocato a viso aperto con una grande squadra. Secondo me è stata un'ottima partita. È stata rovinata, secondo me, non dico gli episodi dei rigori del primo tempo, ma soprattutto il secondo gol a Sammettese. C'era fallo netto su Cipolletti e lì la partita è stata un po' compromessa, però mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra che non ha mai mollato, si era giocato a viso aperto anche sul 2-0, non ha mollato, ha accorciato le distanze e ha cercato poi di pareggiare la partita. Dispiace che una prestazione del genere la vai a perdere per merito della Sammettese, ma secondo me per merito anche della terna arbitrale. A proposito di questo, la sua espulsione, appunto, raccontiamo cosa è successo di preciso. Ha protestato perché penso che era fallo netto su Cipolletti, ma l'abbiamo rivisto anche in due spogliatoi insieme al nostro match analyst. Il fallo era netto. Mi sono un po' lamentato, è la prima espulsione che prendo da allenatore, da giocatore non ho mai preso un'espulsione per protesta, però oggi sinceramente se ne sono meritate quelle che ho detto, le parole che ho detto, perché hanno avuto anche un atteggiamento un po' spavaldo, poi è facile farlo, avere un atteggiamento presuntuoso a Riviera delle Palme, facile, però ogni tanto ci vuole un po' di personalità, non vuol dire che se giochi contro una squadra che ha un pubblico di 6-7 mila spettatori, la terna arbitrale deve andare a favore di quella squadra che gioca in casa, non è così. Però ripeto, la Sammettese ha vinto meritatamente perché secondo me è una squadra forte, è la più forte. Ad oggi ho affrontato quasi tutte le squadre, per me è una squadra organizzata, una squadra forte che merita il primo posto, però il rammarico è che noi oggi siamo venuti a portare a casa i 3 punti, ci siamo giocati alla grande, però penso che la sconfitta è immeritata. L'infortunio di Buffon Skinner forse ha condizionato un po' il match, come sta il ragazzo? Ma l'ha condizionato più che altro i primi 10 minuti dopo il suo infortunio a livello mentale, perché il ragazzo speriamo che non sia nulla di grave, ma le sensazioni non sono positive. Però dal punto di vista temperamentale, anzi, ci ha dato ancora di più la spinta. Abbiamo dato invece del 200% e 300%. Poi la prestazione c'è stata sempre, dalla prima fino all'ultimo minuto, anche sul 2-0 loro, non abbiamo mai mollato. Ripeto, il rammarico è quella decisione sul secondo gol, che veramente non ho parole. Chiudiamo poi con un pensiero di tifoseria di casa entrata in segno di solidarietà dopo, proprio per far ribadire la vicinanza alla trasferta negata ai tifosi biancorossi e anche l'omaggio all'ultras pescarese Marco il Tedesco. Ma questo per farvi capire la mentalità ultras. La mentalità è questa. Gli ultras a volte vengono penalizzati, ma gli ultras sono questi, che si rispettano tra di loro. Ci saranno degli sfottò, ci saranno forse a volte un po' degli scontri, chissà che. Però si rispettano sempre. Questa è stata una decisione presa a sfavore nostro, ha danneggiato noi, ha danneggiato anche la società sammettese. Però a noi ci danneggiano da ogni partita, ci hanno danneggiato a Chieti, ci hanno danneggiato l'anno scorso in Eccellenza. È normale, si vede che siamo proprio coscienti che c'è qualcosa contro la nostra tifoseria, però per quanto riguarda quello che hanno fatto i tifosi sammettese, li ringrazio per quello che hanno fatto, ma la mentalità ultras è questa. Vittoria importantissima perché viene contro una grande squadra, una squadra che ha fatto bene, non solo oggi ma aveva fatto bene fino adesso perché aveva perso solo la prima partita di campionato. E quindi partita difficilissima, vinta con il sacrificio, vinta con tanta volontà e quindi ce la teniamo stretta, ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto, il campionato è ancora lungo. A proposito del match, quali sono stati secondo lei gli episodi oltre ai gol che magari hanno potuto rompere gli equilibri? Ma ci hanno avuto loro l'occasione, se non mi sbaglio, per fare gol. Poi lì noi abbiamo fatto quell'1-2 che ci ha dato più forza. Poi c'è stato questo gol preso un po' rocambolesco alla fine, per noi, alla fine, preso in modo errante da parte nostra perché abbiamo fatto degli errori su quella situazione, sia dal fallo. E poi quando magari prendi gol così a 10 minuti alla fine, un quarto d'ora alla fine, poi puoi rischiare magari di prendere gol contro una squadra forte. Però siamo stati bravi a non concedere niente al Teramo e quindi questa è stata la nostra forza. Oggi noi abbiamo giocato con 5 under, quando la regola ne permette di giocare 3, quindi siamo stati anche bravi e quindi vanno fatti i complimenti a tutti i ragazzi perché questo è un gruppo forte, un gruppo sano. Ripeto, abbiamo fatto una vittoria importante, sofferta, ma il campionato è ancora lungo. Campionato ancora lungo, però San Benedettese in fuga solitaria, anche alla luce degli altri risultati, può essere forse questo il successo che inizia a spianare la strada verso un obiettivo chiamato Serie C. Ma no, io non ripeto, a guardare la classifica adesso, non
non ha senso. Poi anche l'anno scorso la Samp è partita forte e poi purtroppo non è arrivata la Serie C, perché ci sono state, nell'arco del campionato c'è stata una leggera flessione, e quindi noi dobbiamo rimanere sul pezzo e cercare di recuperare chi abbiamo fuori, e così possiamo dire la nostra fino alla fine. Sappiamo che il campionato è difficilissimo, l'abbiamo visto anche oggi, perché ogni domenica ci sono partite difficili. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte fisicamente, forte tecnicamente, forte come mentalità e come anche impianto di gioco, quindi complimenti ragazzi, però sappiamo che sarà lunga, il campionato sarà ancora lungo. Mi dispiace per il ragazzo che si è fatto male, quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo, e perché poi il calcio purtroppo ci sono anche queste situazioni, però spero che non sia niente di grave per il ragazzo, mi auguro che non si sia fatto niente. Chiudiamo poi con un commento sulla tifoseria di casa. Entrate in ritardo per solidarietà alla trasferta negata alla tifoseria avversaria, e lei da ex capitano del Pescara, striscione per vicinanza per l'ultra dei Rangers Marco il Tedesco. Ma il mondo ultra c'è il rispetto, poi quando si incontrano c'è sfottò, fino a che rimane nello sfottò va tutto bene, no? Però gli ultra hanno rispetto delle tifoserie quando succedono soprattutto queste cose qui. Per quanto riguarda Marco il Tedesco, io poi l'ho conosciuto e quando mi è arrivata la notizia mi è dispiaciuto molto sapere di questa brutta notizia. Quindi un grosso abbraccio a tutta la tifoseria pescarese per la perdita di un tifoso storico. Poi per quanto riguarda le trasferte non sta a me giudicare, però ne perde lo spettacolo, perché oggi magari sarebbero venuti non so quante persone da Teramo, ma sicuramente la cornice di pubblico sarebbe stata molto più ampia rispetto a quella che avete visto oggi. Ma la stessa cosa è successa con l'Ancona, purtroppo perde il calcio, perché uno stadio come quello di San Mietto, uno stadio come quello di Teramo, che se parliamo di sicurezza penso che siano molto sicuri, però ripeto, non sta a me giudicare, ma la solidarietà tra gli ultras si sa che sotto questi punti di vista c'è stata e ci sarà sempre.